Andiamo adesso in diretta a Roma, dove sta parlando il neo ministro dell'Interno Matteo Milano non più Piantedosi, e in non quella che è la solo sua sul prima piano, uscita insomma, pubblica in della occasione sicurezza dell'inaugurazione dell'anno accademico della polizia. Strada, ma anche dal punto di vista degli interessi principali, quelli di seguire, di rintracciare e di reprimere gli interessi economici. Tutto questo non solo, diciamo, è un dovere morale di non dimenticarlo, ma anche perché ha una sua attualità, perché sapete tutti, abbiamo il grande impegno della che ci porta, insomma, all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che per quello che ci riguarda come amministrazione non solo ci impegna in un'attività innanzitutto di sviluppo della realizzazione del piano, del monitoraggio della realizzazione dello stesso nei confronti dei principali attori che sono gli enti territoriali, ma anche di mantenimento di un'adeguata cornice di sicurezza intorno alla utilizzazione di queste importanti risorse. Proprio oggi il mio ufficio sarà impegnato in un importante incontro con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, l'ANCE, proprio per rafforzare, trasmettere, trasferire su quelle che saranno le importanti sfide, appunto, della realizzazione del piano, trasferire lì quelle che è, appunto, l'esperienza e la competenza dell'amministrazione su quella che banalmente si sintetizza nella definizione di prevenzione antimafia. Tutto questo si nutre, diciamo, quello che dicevo prima, ecco, l'attività di polizia non è solamente tattica, ma anche capace di trasferire, di dare, di conferire ai discenti una visione strategica. E quello che caratterizza la nostra, la vostra capacità è la capacità di analisi. Voi avete qui come capo della polizia un rappresentante storico dello sviluppo di questa capacità di analisi della Polizia di Stato, nella fattispecie, ma potremmo citare altri esempi anche nelle altre forze di polizia. Lo dico come esempio perché lui è stato un eminente esponente, insomma, dello sviluppo di questa capacità di analisi, ad esempio su un altro dei versanti che negli anni scorsi ha impegnato tutti i paesi dell'Occidente e dell'Europa in particolare, che era quella della prevenzione del terrorismo, soprattutto quello di matrice fondamentalista, che adesso noi tendiamo, non dico a dimenticare, ma a immaginare che sia compresso e che sia diventato in qualche modo recessivo, ma che invece dobbiamo stare molto attenti e quindi confidiamo molto nelle capacità di intuizione, di analisi, di monitoraggio continuo che l'amministrazione della Polizia di Stato riesce a porre in essere per fare in modo che non ci siano più di nuovi episodi che hanno in modo così luttuoso caratterizzato la vita delle nostre comunità. Oggi, al di là di questo, la domanda di sicurezza si riespande, perché non sono solo questi temi classici, non sono solo quelli che abbiamo detto, e anche la relazione che ci ha tenuto Giovanni Salvi con queste interrelazioni, con questi settori tradizionalmente. Queste le parole del ministro dell'Interno Piantedosi in diretta da Roma all'inaugurazione dell'anno accademico della polizia.